Signori, belle mie, benvenuti di nuovo in un nuovo episodio di Cyberpunk 2077. Io sono un testa e minchia e nell'ultimo episodio eravamo arrivati, siamo stati nel mega edificio finalmente. Praticamente abbiamo scoperto che questo cloud è dove proprio le doll lavorano ed era il modo migliore, o meglio la pista migliore che avevamo per cercare Evelyn Parker, chiedere informazioni e vedere se lei ci può aiutare ad aiutarci, perché come sappiamo il nostro personaggio sta morendo per via del relic con Johnny all'interno, dove c'è la mente di Johnny che abbiamo dentro. Il nostro personaggio ci resta poco tempo da vivere, ma è andata male. Abbiamo parlato, stavamo quasi per trombare e adesso dobbiamo andare a... intanto dobbiamo chiamare Judy e poi dobbiamo andare a cercare a Jig Street questo bistouri dove appunto Evelyn Parker è andata lì in teoria a cambiare volto per non farsi riconoscere. Non so perché sta scappando da tutto questo bordello. Abbiamo capito che comunque all'interno delle doll, chi le gestisce, insomma, c'era un giro losco. Ne abbiamo potuto assaggiare un pochino la cosa con Woodman, che abbiamo ucciso, tra l'altro, il figlio di puttana lì. E niente, quindi adesso io direi di prendere il veicolo prima di salire, chiamiamo Judy e poi ci dirigiamo verso Jig Street. Allora, chiamiamo Judy, vediamo cosa ci dice. V, mi hai chiamato, eh? Ho una pista su Evelyn, però corteggiamola. Te l'avevo promesso, no? Prometterle è una cosa, mantenerle è un'altra. Allora, hai scoperto qualcosa? Evelyn non è più al Clouds. Il suo chip comportamentale era danneggiato. A quanto pare l'hanno portata da un bisturi di nome Fingers. Oh, merda. Sai dove posso trovare questo Fingers? Sì, gestisce una piccola clinica a Jig Street. Cazzo, vi circolano brutte storie su quel tipo. Sto andando lì, per cercarla. Le avevo detto di stare alla larga dal Clouds. D'accordo, a dopo, V. Bene, dai, mettiamoci in marcia. Questa è la nuova auto che abbiamo. Poi, quando finiamo un po' di missione, vendiamo un po' di roba, andiamo a vedere di comprarci l'appartamento. Probabilmente lo faremo in questo episodio, quindi io direi intanto di andare... Madonna. Intanto di andare lì. Comunque, una delle cose che non l'avrei mai detto è che Cyberpunk ha veramente una bella storia. L'unico problema che penso che abbia questo gioco è il fatto che sia molto pesante. Ma proprio molto, raga. Calcolate che io non ho mai avuto problemi, diciamo, con un gioco. Ma sto gioco qui... facendo finta di niente. Proprio me ne dà. Allora, in questo posto... Quindi, preferisci questo al Clouds? Ehi, almeno qui sai quello che compri. Beh, quello è vero. Comunque Johnny, come vi dicevo nell'episodio precedente, è un personaggio che sto amando. Questo posto c'ero già stato in vostra assenza mentre mi facevo delle missioni secondarie. E qui ho fatto la mia prima trombata, lo ammetto. Ovviamente qui è tutto censurato. Questo non è altro che un posto pieno di bordelli. E tutte queste persone qui, in teoria, ce le possiamo fare. Io mi ero fatto un'asiatica. Ma che cazzo? Perdonatemi. Ed è proprio in questo posto, tipo così. Vedi che già c'è tutta... Guarda quanto è fatto bene, diciamo, l'ambiente. In questo posto troviamo tutta gente in mutande, tutte prostitute, gente di strada. Se voi ci fate caso, tutta la gente qui inizia ad essere proprio strana, vedete? Sono tutte qua prostitute. Hai un aspetto davvero delizioso. Vieni qui e fatti leccare un po'. Beh, vedi già cosa ti dicono. Sei cieco? E qua è tutto così, raga, tutto così. Addirittura c'era un negozio. Guarda qua che statue, raga. Addirittura c'era un negozio di super cazzi, tipo. Ecco qua, un sexy shop, eccolo qua. Guardate qua, raga. Qua non ci sono, non ci sono più. Già. Non ci sono perché è censurato. Ma hai niente che potrebbe interessarmi? Vende qualcosa? Oddio.
Ma queste cose, tipo, allora, io questa cosa non l'ho capita, per esempio. Allora, io capisco che è un sexy shop, ok, ci sta, perché nel gioco puoi, diciamo, trombare, un po' come su GTA, no? Però è vero anche che non ha senso comprare una roba del genere, dildo borchiato, cioè, è un plagana, ma non so perché comprare una roba del genere, perché fare questa cosa che comunque vuoi o non vuoi, ti vada a appesantire il gioco, se poi penso che non serve a nulla. Comunque, andiamo avanti. Dobbiamo andare di qui. Ecco, sì, lo sapevo. Io qua c'ero stato, raga, qua dentro. Fermo lì, non avvicinarti. Chi stai cercando? Guarda già come gli devo rompere il culo. Ho un problema da risolvere. Sono qui per questo. Quindi che ne dite di andare a fanculo e lasciarmi passare, così nessuno si farà male? Perché così aggressivo? Stavo solo scherzando, e dai. D'accordo. Lascialo passare, Sludge. Certo, stavi solo scherzando. Comunque, raga, perdonatemi, io abbasso un po' la grafica perché... Ok, raga, ho abbassato un bel po' di cose e adesso gira molto meglio. Come vedete la differenza è minima, forse quasi manco si vede, però fa. Perché a volte i riflessi sono magari fatti in un modo così spettacolare che oltre che a confondere, perché comunque vedete le cose troppo riflessi, però è vero anche che, minchia, dal momento in cui mi appesantiscono. Comunque qua non ti facevano passare, penso che nel caso non avessimo avuto 9 di forza potremmo entrare da lì, ma noi ci hanno fatto passare, quindi possiamo accedere dall'interno, però... Dice comunque di entrare nella galera. Vabbè, qua come potete vedere è proprio un quartiere di tossici e roba così. Io qua c'ero stato. Infatti se vedete il bisturi, poi il chirurgo che fa sta roba, che è al piano di sopra, è proprio tutto strano, tutto bordello. E tra l'altro guardate, vediamo se ce l'ho qui. Guardate attentamente quest'arma qui, questo bastone l'ho rubato proprio a lui, proprio a questo bisturi. V, ehi. Ma ed Evelyn? Dai, non mi cambiare così. Mi vedi? C'è una fila qui. Ah, è Judy che mi ha chiamato. Metti il culo sulla sedia questo e aspetta Fingers, il tuo turno. Lo conosci? Ho sentito alcune cose, sì. Ad esempio? A volte gli scivola la mano. Sì, vabbè, ho capito. Mi fa piacere che sei venuta. Sono preoccupata per lei, V. Non sapevo che le fosse successo qualcosa. Dai, se ci prova con Judy, spacco la faccia. Ne sono sicuro. Vita di strada, le Mox. Tengono d'occhio Finger. Non è che le Mox tengono d'occhio Fingers. No, perché? So che le Joy Toy escono da questa clinica peggio di come entrano. Sì, beh... Non possiamo risolvere tutti i problemi del mondo. Aspetteremo un'eternità, me lo sento. Non è che potresti parlare con quelle e chiedere di saltare la fila? Perché? Parlare, allora. Mi sa che non gli vado a genio. Dai, provaci. Oppure inventati qualcosa di meglio. Li posso sempre sparare, Judy, per te questo è altro. Posso ancora parlare con lei? Credi che Evelyn significa molto per te? Lei significa molto per te, vero? E come saresti arrivato a questa conclusione? Appena hai saputo dov'era, sei venuta di corsa. Quando arrivi a conoscere Evelyn, non vuoi più lasciarla. Lavoravi al Clouds? Lo so. Non come doll, sintonizzavo i loro virtù. È lì che ho incontrato Ev, Tom e gli altri. Credi che Evelyn sia qui da qualche parte? Da un lato spero di sì, perché voglio trovarla in fretta. Dall'altro, Dio, spero di no. Perché chissà che cosa potrebbe averle fatto quello squilibrato. Gli spacchiamo la faccia, Judy, non ti preoccupare. Comunque, devo parlare con lui. Buon uomo. Ehi. Credi che Evelyn sia qui da qualche parte? Da un lato spero di sì, perché voglio trovarla in fretta. Rete. Dall'altro, Dio, spero di no. Perché chissà che cosa potrebbe averle fatto Judy, quello squilibrato. Judy, se non ti allontani. Allora, siediti. Fingers aiuta le prostitute. Hai visto una ragazza? Hai visto una ragazza con i capelli blu qui? Aveva un chip da doll. A me mi sembrava lei. Credo di sapere di chi parli. Fingers l'ha operata, sì. È ancora qui? Non ne ho idea. Devi chiederlo a lui.
Ma non è che lei, raga, minchia, è bruttissima se lei. E aspetta la mia amica. Mi sta molto male, possiamo saltare la fila? Non ho tempo per questo. Vedete, la mia amica è messa molto male. Non è che ci lascereste passare avanti solo per questa volta? Ma certo, tesoro, passa pure. Ehi, ehi, aspetta un attimo. Non sembrava così grave un attimo fa. È una tipa tosta. Si tiene tutto dentro. Forza, ora andiamo. Cerca di aprire quelle due. Oddio, ma che cazzo. Raga, non mi apre le conversazioni, però, che due coglioni. Mi sa che ha finito. Entriamo. No. Dai, non mi dire che sei tu. Che mi compare l'icona che posso parlare e poi non mi si fa parlare. Sì, salve. Cosa posso fare per voi? Sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. So che è stata qui nella tua clinica. Ah, è di questo che si tratta. Lei dov'è? Ah, domanda difficilissima, purtroppo. Maria, questo gli sparo, raga, quando fanno così. Tu, mi ricordo di te, sei già venuto qui. Appunto. Mentre tu, non ricordo, fammi indovinare. Tiger Claws? Sono con le Mox. Ah, le Mox, enchanté. Allora, cosa vi porta qui? Queste ragazze sanno che installi impianti difettosi. Tu li definisci difettosi. Io dico che sono il meglio che posso trovare. Capisci? Che cosa ci guadagni? Quello che possono offrirmi. E hanno sempre qualcosa da offrire. Sei un cazzo di pervertito, lo sai? Stai cercando un'amica? Te l'ho detto, sto cercando una ragazza di nome Evelyn Parker. In che penso gli spacchiamo la faccia, ragazzi. Venite nel mio ufficio, prego. Qui passano molte ragazze, moltissime. Ma diciamo così, credo di dedicare a tutte loro un tocco personale. Chiedi pure in giro. Non sono un semplice bisturi. Vedi, io so cosa vogliono davvero le persone. Essere lusingate, coccolate, accarezzate, sentirsi... Ti consiglio di iniziare a ricordare quello che puoi, altrimenti farò in modo che tu non possa dimenticare la mia faccia. L'hanno presa due bestioni di uno studio di BD. Non so neanche i loro nomi. Voglio dettagli, cazzo! Il nome dello studio! Hanno parlato di una falena, credo. Di un virtù per la Death Head. Hanno detto che sarebbe stata perfetta. Mi serve una boccata d'aria. Esco un attimo. L'ho fatto, raga. Come sapete, io sto gioco cerco di interpretarvi come se fossi io. E comunque non sono... sono d'accordo sul fatto di che si approfitta di una roba del genere, va. Comunque tutte le ragazze che vengono qua vengono sempre con quella malattia mentale di dire che non si sentono belle, che non si sentono così. E poi vengono qui a farsi truffare. Oltre agli impianti difettosi devono anche rischiare, insomma, di essere violentate, capito? L'ho lasciata tornare al Clouds. Potevo fermarla, ma non l'ho fatto. Sai che ci troviamo, Judy. Non preoccuparti, la troveremo. Non preoccuparti, la troveremo, lo so. Troveremo quel cazzo che è rimasto del suo corpo martoriato. Ehi, non perdere la speranza. Vuoi arrenderti proprio ora? No. L'unica pista che abbiamo è una XBD. Dove ci porta? Sappiamo anche che dobbiamo cercare qualcosa collegato alla Death Head. Meglio di niente. Non capisco il tuo ottimismo. A me sembra che non abbiamo in mano niente. Posso darti il mio cazzo in mano? Se proprio lo desideri. Dead Head, mi sento parlare. Il simbolo della Dead Head ti ricorda qualcosa? Qualsiasi cosa, anche insignificante? Questo settore, cioè il mercato, copre ogni genere di fetish. Ha un sacco di diramazioni, ma gli studi di XPD cambiano in continuazione. Il che li rende più difficili da trovare e arrestare. Dobbiamo scoprire dove girano questi video. Deve essere un qualche buco. Dubito che girino all'esterno.
Sì, deve essere un luogo tranquillo, appartato. Potremmo trovare qualche indizio in uno dei loro virtu. Sarebbero degli idioti a lasciare indizi. Hai un'idea migliore? No, però così ci andiamo un po' troppo contro. Tutti lasciano alla fine. Dai con la speranza. Tutti si lasciano dietro delle tracce. Si tratta solo di sapere dove cercare. Fortunatamente per me, ho al mio fianco la miglior specialista di BD della città. Un paio di occhi esperti in più. Beh, la tua specialista di BD ha un'idea migliore. Piaceri di Night City, un dominio con un gemello sulla Darknet. Da lì passa ogni genere di cosa. Potremmo trovare qualcosa di utile. Mamma mia, ma che grafica ha comunque, raga. Ma guardate che atmosfera. Fammi pensare un attimo. Il movimento loro. Conosco una fixer dell'oro. Rogue, dici? Conosco una fixer di Westbrook. La contatterò. I fixer non danno informazioni al primo che passa. Ho fatto un paio di lavoretti per lei. Non che mi debba un favore, ma vediamo che cosa ha da dire. Intanto vedo di trovare qualcosa sul dominio dei piaceri di Night City. Wakaka, ok. Ti aspetto al furgone. Ok, tu aspettami al furgone. Noi dobbiamo chiamare Wakaka. Wakaka, questo è sicilianissimo. Non ci sono più i coglioni di prima. Cioè, raga, guardate che ambiente. Cioè, noi siamo qua in un vicolo. Quella che fuma lì dalla finestra, raga. Qua è tutto, diciamo, malfamato come posto. Cioè, capite? C'è gente che si sdraia qua. Guarda, in mezzo alla spazzatura, questi senza tetto, magari che si accampano qua, gente tossici, roba così. E guardate proprio l'ambientazione. Questi vicoli così, raga. Dove se tu ti immergi un minimo nel gioco, minchia, a momenti tipo ti succede qualcosa qua, soprattutto se vai da solo. È bello, è fatto proprio bene. Comunque, dobbiamo andare da Wakako. Vabbè, qua c'è chiama Wakako, ma Wakako è qui, quindi sti cazzi, ci andiamo direttamente. Wakako, buongiorno. Pronto? Volevi parlarmi? Come pronto volevi parlarmi? Sono qua. Sto cercando una brain dance. Sto cercando una brain dance. Ah, qualcosa in particolare? Con il logo della falena della Dead's Head. Oh, parliamo di roba pericolosa. Ti consiglio di fare attenzione. Chi le registra? Chi le registra? Dove le girano? Lo sai come lavora un fixer? Lascia che ti spieghi. Non solo chiudo le transazioni, ma faccio anche succedere l'impossibile. Sarebbe a dire? Assicurarmi che l'acquirente, il venditore, il tanto bistrattato intermediario non mantengano solo la loro attività, ma anche la testa. Per cui non chiedermi mai chi, dove, quando, perché e come. Attenzione. Puoi procurarmi uno di quei video? No, ma credo di sapere chi potrebbe. E sarebbe? C'è un negozio a Jig Jig Street. Ha un catalogo che è un vaso di Pandora. Prova a chiedere al proprietario. Grazie, Wako. Ok, e abbiamo già una destinazione. Vai al sexy shop, vaffa. Ok. Dobbiamo ritornare. Vedi quanto ho fatto bene a censurare tutto il robo. Ok, con te dobbiamo parlare. Sto cercando una brain dance speciale. Sto cercando qualcosa di speciale. Una brain dance che faccia... Cioè, un porno? Nah, qualcosa di più hardcore. Ah, qui non lo trovi. Ma c'è un tizio a Jig Jig Street che ha parecchi video strani. Cioè, davvero strani. Ok, trova lo spacciatore di BD. Che bello, questa missione ci fa proprio visitare tutto sto quartiere. Addirittura c'era una casa qui vicino dove si sentivano tipo orgasmi, roba così. Però è meglio andiamo avanti, che qua veramente me lo bloccano sto video, ragazzi, sto giro. Allora, quella che dobbiamo prendere è questo. Falena fritta, $350. Ne approfitto mentre siamo qui per vendere alcune cose. Cosa abbiamo? Orecchino avvolgente d'argento, $150. Vabbè, un po' di soldi ce li facciamo. Dopodiché il bastone,
Questa è la katana che ho trovato, che è bellissima. Sempre una missione secondaria mi ha data questa qui, vedi? Guarda che bella. Probabilità di colpo critico del 2%, danni elettrici, probabilità di folgorazione del 10%. Tanta roba, tanta roba. Poi ci vendiamo pure un bel po' di armi per È adesso, stato un piacere fare affari con te. no? Ok. Abbiamo preso questa qui, adesso dobbiamo incontrare Judy nel suo van. Speriamo che con Judy pure riesca qualcosa. Guardate qua, raga. Mamma mia, è osceno questo Ti ho dato un chip Preparo il sistema. Tu allacciati bene il visore. Guarderai mentre lo monto in tempo reale. Un classico. Quando vuoi, sono pronto. Ok, vediamo questa BD. Voglio che mi descrivi quello che vedi. Magari mi sono persa qualcosa. Allora, vediamo cosa parla. Cosa viviamo adesso? Questa persona l'hanno legata. Poi cosa hanno fatto? Guarda questi qui mascherati. Cioè mascherati, hanno un programma di hacking per occultare il volto. Guarda che quanto è bello. Qui non so cosa hanno fatto, cosa stanno facendo, ma oh, ma che cazzo sto vedendo, raga? la modalità modifica è pronta. Ma Scava che pure quanto vuoi. cazzo? Ma io non ho capito cosa è successo. L'hanno tipo Povero bruciato coglione. vivo. Allora adesso noi dobbiamo andare su questa scena. Diamo pausa, possiamo analizzare tante cose. Intanto Aroma cos'è di questo? caffè sintetico da 4 soldi. È pure freddo. Ok. Baca e Slice. Questo chi è? Uno scavenger. Gli scav sono gli stessi con cui hanno avuto problemi nella conversazione dell'episodio precedente. Box normale. Decker, logo Tanaka e Rogers. Sinonimo di spazzatura. Gente potente, anche se queste qui sembrano essere messi male, magari sono delle reclute. Poi qua cosa c'è da analizzare? Ah, un'altra persona Sulla qui con tuta una c'è il lama. logo dell'Electric Corp. Oh, questo potrebbe essere un dettaglio che ci aiuta. Andiamo ancora più indietro. Oh, qua c'è qualcosa. Una Ordinata da poco. fetta di pizza. Andiamo sul campo bello video, come si faceva il Il livello caffè era freddo, lì da ieri probabilmente. La pizza sembrava più recente. quindi Significa che qualcuno ordina regolarmente da Baca Slice e non lo fa per il sapore e gli ingredienti freschi. Quella pizza sta di polistirolo. Nessuno attraverserebbe la città per ordinarla. Ok, dobbiamo cercare una centrale della Electric Corp vicino a un Baca Slice. La AC aveva un grosso complesso a Charter Hill. C'è anche un Baca Slice. Ma come si fa a esserne sicuri? Scav, forse. Solo loro hanno quel gusto orribile nel vestire. Ci Perfetto. siamo. La vecchia centrale della Electric Corp a Charter Hill. Dovrò accontentarmi per ora. Non c'è altro in questo video. Bene, però abbiamo già una meta. Per forza, vieni con me. Ma magari. Su, andiamo. D'accordo. Ok, andiamo con Judy. Potevamo anche rifiutare questa cosa, però secondo me queste scelte che ci danno servono a qualcosa. Non riesco a togliermi dalla testa il virtù che abbiamo visto con la falena della Death's Head. Se registrano soltanto Snuff, allora. Smettila. Dovrebbero essere dei completi idioti per sprecarla per uno snuff. Che vuol dire? Che vuoi dire? Parliamo di una che non solo ha un talento naturale in quello che fa, ma che ha anche un impianto da doll. Voglio dire, non è qualcosa che si trova tutti i giorni. Beh.
Non ha tutti i torti comunque. Però vabbè, non si sa mai, va. Dipende quanto nei problemi si è cacciata, cosa è successo. Ok, e quella lì è Electric. Ed eccoci qui. Vogliamo entrare? Cerca un accesso. Io resto indietro a scansire la sottorete per vedere se trovo le planimetrie del complesso. Cordo, va bene, vado. Usciamo. Quindi siamo arrivati qui sull'Electric Corporation. Da qui penso che dobbiamo entrare in questo luogo. Capacità tecnica 9, non riusciamo. Ma fatemi vedere una cosa, noi abbiamo un punto abilità e possiamo appunto mettere su capacità tecnica, per esempio. E come attributo vediamo cosa possiamo fare. Smontare gli oggetti fornisce la probabilità del 20% di ottenere un componente bonus della stessa. Ne sto fottendo. Ingegnere. E tutti i tipi di granate infliggono 20 danni oltre al loro effetto normale. Questo non è male, un potenziamento tattico delle granate, 1 su 1, dai, ci sta. Bene, però nonostante tutto 7 su 9. Ah, c'è un altro ingresso. Porca puttana, meno male che abbiamo la forza. Vedete che vedo il raggio della granata, dove arriva. Questo è grazie a un'abilità. Sta per esplodere! Oddio, ma come cazzo si è spostata? Ho sentito degli spari, tutto bene? Sono qui, non ho tempo per giocare a nascondino. Comunque io la butto lì. Datemi, ma un Cyberpunk 2 non sarebbe male. Magari ottimizzato meglio e con meno bug. Merda. Perché è un gioco che merita comunque. Ammazzate quel pezzo di merda. Un attimo, cazzo. Ok. Penso di averli fatti tutti. Max Doc, munizioni, chiave a croma. È vivo o morto? Vuoi morirci? Camicia, mamma mia, di armi. Guarda questa qui che è più forte. Mi stanno facendo il culo. Aiuto, polizia. In che senso ti stanno facendo il culo? Perdonami. Sul riscaldamento. Che due coglioni. Ma c'è uno lì. Oddio. Guarda come perfora. Ah, tra l'altro ho fatto un'abilità che mi riduce pure il rinculo delle mitragliette. Quindi queste mitragliette erano ingestibili, non che adesso lo sia, ma però sicuramente qualcosina in più. Oh, tiro una granata lì e sti cazzi. Incendiario. Mamma mia ragazzi, ha un sistema di mira sto gioco che fa cagare. È tipo l'input lag, io sposto la levetta e qualche tipo un secondo dopo si sposta nel gioco. Per bimbi adulti. Questo RTL non farà schiumare la gente dalla bocca. Ok, facciamoli furtivi. Almeno lì, qui dove possiamo evitare, vediamo di evitare, no? Non c'è più niente. Oh, c'è odore di propilmetionina. Probabilmente producono RPM. RPM. La usavo per insaporire la colazione. Ma che cazzo? Devo raggiungere il corridoio oltre questa stanza. Sai quanto guadagno? Ok. E quelli? Quanto? Posso sempre occuparmene a modo mio. Allora, io potrei distrarre i nemici con quello. Come fai a saperlo? Eh? Ho visto casa sua. Lo so. Uno verrà attirato, capo, l'altro no? Possiamo farlo. Sì, si merita quella vita. È il capo solo perché tutte le troiette lavorano per una miseria. Troiette come te. Un tempo le troiette erano... Salto. Ti hanno scoperto. È arrampica da tre colpi. Insomma, questo scioglie, rimbalzo. Li hai eliminati tutti. Mi sa di sì. Adesso fila al corridoio. Mamma mia, prendi tutto. Sparo un max doc, che tanto ne abbiamo tipo a miliardi, munizioni fucili. Ok. Madonna. Manette, un classico, non sbagli mai. Manette. Quindi qui qualcosa so di losco. Queste sono di acciaio solido, non di plastica softcore. Chi arriva qui sperando di diventare una star non ha alcuna garanzia di uscirne. Ah,
appunto. Stavo per dire che qua comunque ci sono cose logiche. Mamma mia, tutte ste luci, sti giochi di colore. Questo che appesantisce. Nasconditi. Nasconditi, tagliamo le palle a questo. Nascondiamo qua dietro. Nessuno lo vede. Ancora, ninjitsu. Abbiamo trovato un macete. Poi questi qui ce li andiamo a vedere quale conviene. E hanno strappato gli impianti. E perché fermarsi qui? Già che c'erano, le hanno tolto anche degli organi interni. Ah, davvero intraprendenti. Scav. Per quanti ne schiacci, ne trovi sempre altri che strisciano in giro. Deduco che li hai già incontrati. Purtroppo. Mi pare che all'inizio del gioco con Jackie, quando abbiamo fatto la prima operazione, mi pare che erano scava anche loro, quelli lì. Vabbè, vediamo, usiamo sta roba qui, vediamo se riusciamo ad hackerarla. Paratrappola. Merda. Ma è caduto lì, sono morti gente a caso. Questa non l'ho capita, raga, è morto a caso quel. Momento per me di fermarmi un attimo a vendere cose. Cioè a smontarmi cose. Allora, armi da mischia. Ok, raga, abbiamo venduto un paio di robe. La katana è praticamente l'arma più forte che abbiamo. Che questa pistola è più forte di questa. Bella, è tipo più lenta a sparare, ma molti più danni. Ci sta. Evelyn, non toccarla. Se sta registrando, le friggerà il cervello. Aspetta che le disconnette il link. Ma... la vedo. Vedo anche il cavo. Afferralo e dimmi quando stai per staccarlo. Oddio. Interromperò il collegamento allo stesso momento. Che ne pensi? Che cosa faccio adesso? Quello che siamo venuti a fare. Scopri la verità. Chiediglielo. Johnny, è svenuta. O è un'attrice migliore di quanto pensiamo? Anche a quello c'ha sempre il sospetto. Vabbè. D'accordo, facciamolo. Vado, raga. Ok, ci siamo. Pronti? E... ora! Minchia, raga. Grazie a Dio. Evelyn, mi senti? Possiamo spostarla. Non rischia emorragie cerebrali o danni alla spina dorsale. Sembra che non abbia ferite. Non abbiamo scelta. Portiamola al sicuro. Sì, è in fretta. Da che parte? Sono riuscita a chiudere le porte e attivare gli ascensori. E ascensore sia. Ok. Porca puttana. Chissà com'era senza censura, come non la trovavamo. Tempo. Dobbiamo portarla fuori di qui. Ogni tanto sto dubbio, perché con la censura l'abbiamo trovata magari vestita, capito? Magari invece era nuda, dava un altro effetto, ovviamente, perché uno può immaginare il peggio. Però, ovviamente, non lo possiamo sapere. Da quando hai cominciato a fumare? Ma... mi aiuta a pensare, anche a me a volte mi aiuta a pensare proprio nella realtà, quindi vai. Mi aiuta a pensare, mi mantiene concentrato, rilassato. Quando fumi plachi anche il mio desiderio di nicotina. Quindi continua pure. Comunque, molto figa la scena che stiamo fumando e quant'altro, però mentre diluvia magari non è il caso. Lasciamogli un po' di tempo. Lasciamole un po' di tempo. Lasciamole un paio di minuti. Hai visto com'era triste? Se fosse dipeso da me, le avrei gettato un secchio d'acqua in faccia in quello studio e gliel'avrei chiesto lì. Vabbè, ma dai. Non dipende da te, no? Andiamo. Porca puttana, sei un bastardo. Ok. Sta dormendo. Almeno credo che dorma. Ha gli occhi chiusi e ha smesso di tremare. L'avrei già uccisa da un pezzo se non mi facesse tanta pena. Cazzo, però. Come si sente?
Prova a immaginare. Quel posto le ha risucchiato ogni goccia di umanità. Come se tutto quello che aveva non bastasse. Hanno continuato a prenderne ancora e ancora. È in una specie di trance, come ripiegata su se stessa. Totalmente indifferente a quello che la circonda. Non avevo nessunissima voglia di sondarle il cervello. L'ho fatto per te. Voglio solo che tu lo sappia. Per me? Ho bisogno di parlarle. Senti, so che hai delle domande importanti e che lei ha le risposte. Cioè, se fossi in te, anch'io vorrei sapere. Ma non le otterrai, rassegnati. È completamente andata. Mi stai prendendo per il culo? Sei arrabbiata con lei? Perché? Quando mi hai chiesto di frugare nel suo chip comportamentale, ne avevo già abbastanza di questa storia. Judy, non avevo nessun altro. Lo so. Va bene così. Allora non capisco perché... Lo scoprirai subito. Ti mostrerò il Virtù che ho trovato. Quante BD sei riuscita ad estrarre? 2. E solo una è intatta, ma è comprensibile. Le altre... Beh, sono nelle stesse condizioni di Evelyn. Le avrei già guardate. Sì, ho fatto fatica a dare un senso a questa cosa. Ma non aggiungo altro per non influenzarti. Dovresti guardare senza preconcetti. Ok, fammi vedere. Dammi un secondo che regolo i parametri. Vediamola. Scopriremo presto se la nostra doll ha davvero perso la testa. Forza, Vi. Sono il primo ad ammettere che non promette bene. Siedi sul letto è opzionale, però io lo faccio. Toccala, come ti senti? Ehi, come ti senti? Ti serve niente? Non sono qui per lamentarmi. Voglio solo parlare. Ascolta, Evelyn. Ho bisogno del tuo aiuto. È importante. Se non faccio qualcosa, e in fretta, morirò. Bene, bene, ma guardati. Ma che coglione, io toccavo, nel senso, per svegliarlo, che gli toccavo il culo. Vabbè, ma penso che non risponde, raga, alziamoci prima che viene giù. Ok, parliamo con Judy. Siediti. D'accordo, inizia pure. I dati erano in pessime condizioni, non erano così editabili. Beh, meno male che sei riuscita a recuperarli. Mi serve un secondo per caricarlo. La qualità è scarsa, ma ho fatto il possibile. Ok, vediamo di cosa si parla in questa video. Che cosa devo cercare? Ogni pezzo di tecnologia che vedo e la sicurezza? Ci serve la planimetria di tutta la stanza. Il resto lo recupereremo dal Virtu. Riguardo i suoi messaggi? Solo se riesci a farlo in modo... Comunque vorrei fermare sul dettaglio che questa tuta che ha questa persona è la stessa della BD che abbiamo visto prima... Che aveva, diciamo, questa tuta quando poi l'hanno, non lo so, folgorato, bruciato o legato alla sedia. Paffebri. È fondamentale che non sospetti nulla. Cerca di essere rilassata, come al solito. Da un'occhiata in giro, se vuoi. Non vedo la sua faccia. In circostanze normali, quel tipo di codifica sarebbe facile da usare. Ma non questa volta. Chiunque sia... È una Netrunner con le palle. Oh, ce l'ha chi lavora per lei. Cosa posso analizzare? Oh, però così riusciamo a vedere qualcosa con... Guardate così. Però niente di particolare. Vediamo cosa c'è da analizzare. Non lo credo. Credo di riconoscerli. Che cosa sono? Simboli Veve. Li conosci? Non abbastanza da sapere cosa significano. Ma so chi potrebbe usarli. Chi? Forse i Voodoo Boys, ma è solo un'ipotesi.
non sono sicuro. Simbolismo che è tipicamente associato con il voodoo. Quei inquietanti non si fanno trovare facilmente. Non saprei da dove cominciare. Ogni pezzo di tecnologia che deve ci sarebbe anche aiutata. Andiamo avanti. E del biochip, a quel punto devo... Biochip? Dove l'hai sentito? La cosa non deve interessarti. Registra il Virtu, torna qui e riceverai i tuoi Eddy. È il tuo unico lavoro. Il resto non è un problema tuo. Capito? Comunque, non è che il filmato si vede male, semplicemente questa qui è riuscita a uscire da... diciamo dalla BD, è irriconoscibile anche attraverso una BD. Scansionando queste foto mentre io guardavo a terra. Forse, ma tutti loro sono di Pacifica, il che restringe il campo delle ricerche. E ora? Pare proprio che dovrò fare una gita a Pacifica. Beh, appunto, abbiamo un'altra meta. Bene, abbiamo quello che serve. Dai, non è andata male. Che ne pensi? Ora so perché hanno provato a ucciderla. Beh, la donna che l'ha assaldata. La donna che ha assaldato Evelyn. Hai idea di chi possa essere? Ne so quanto te. Mi spiace, Vi. Ora sappiamo cos'è successo al Clouds. Sono quelli che hanno cercato di ucciderla. Hanno disintegrato il suo chip. Dici che l'hanno fatto per punirla? Per averli fregati? Sapeva più di quanto pensassero. Non potevano permetterlo. Quindi era da loro che stava scappando. Evelyn non è stata del tutto onesta con noi, beh, in effetti. Sembra che Evelyn non ci abbia detto tutta la verità. A me lo dici? Se avessi saputo in cosa si era cacciata... Oh, mi fa così incazzare! Il suo unico compito era registrare un virtù. È incredibile che sia riuscita a organizzare un simile colpo. E a rubare il biochip da sotto il naso del suo boss. Ed è qui che entri in gioco tu. Ti ha assoldato. Tirandosi addosso tutto questo. E anche addosso a te. C'è un'altra registrazione. Vuoi vederla? Quindi mentre noi abbiamo preso il relic, lei ha preso il biochip vero e proprio. Ha fatto anche lei il colpo, diciamo, da sola. Ovviamente nella merda ci siamo finiti entrambi, però se l'è rischiata. Certo, perché no? Adesso non mi sorprende più nulla. Vediamo quest'altro filmato. Oui, y aller. Vous avez bien raison, mais c'est tout intelligent pour s'apporter bien. Non sei pas enragé. En pli, c'est pis bon moyen nos gaillins pour nos rives sous Yorinobu. Faut que nous prenions chance là. E qua è lei che ascolta una conversazione, ma penso che... Questo gagne un pis bon l'idée? Très bien. Si vous désirez, c'est pas un critique, ça m'en pense. On continue, fait travail. Che lingua parla? Appunto, l'unico modo per saperlo. Creolo haitiano. Esatto. Sono i Voodoo Boys. Non avevo un... Aspetta, fammi vedere se trovo un autotraduttore. L'unico modo che abbiamo è andare indietro e ci sintonizziamo. Bene, dammi un secondo. Vediamo se lei riesce a tradurre. Dobbiamo sapere che cosa dicono, potrebbe essere importante. D'accordo, ho trovato il pacchetto di autotraduzione. Dovrebbe funzionare con il tuo sistema, te lo installo. Si può puoi già lì? Oui, lì allez. Vous avez raison, mais c'est tout intelligent pour s'apporter bien. Ou pensez mon zèle a fait un problème? Non c'est pas enragé. En pli, c'est plus bon moyen nos gaillins pour nous rives sous Yorinobu. Faut que nous prenions chance là. Ah, loro vogliono arrivare alla rasanca pure. Chi si leveranno a me nello tigre su alto. E l'hanno usata perché lei ha avuto dei rapporti con la Rasaka. Quindi era un modo, usare lei un modo per arrivare a Yorinobu. Ok, Judy, a posto. D'accordo, ti disconnetto. Avete capito tutto
Minchia che intreccio di roba che c'è qui, eh? Non capisco. Cosa c'entra questo con Johnny Silverhand? È morto. Un secolo fa. Vi, hai qualche idea? Il suo costrutto è dentro il biochip. Sai il biochip che abbiamo rubato? Ecco, contiene l'engramma di Silverhand. L'engramma? La psiche digitalizzata, il costrutto di personalità. Puoi darmi un minuto? Devo riordinare alcune cose nella mia testa. Ma certo. Parlo con lui. Sai chi sono? Chi è quella donna? Hai idea di dove trovarli? Cazzo, Vi. Sono stato morto per mezzo secolo. Scusami se non posso servirti tutte le risposte su un cazzo di piatto d'argento ogni volta che schiocchi le dita. Cosa vogliono queste persone da Alt? E come faccio a saperlo? Non ne hai proprio idea. In un modo o nell'altro, tutto conduce a quella Netrunner. La priorità assoluta è trovarla. Se sa del chip quanto credo che sappia, potrà aiutarci. Dicevi che niente poteva aiutarci. Cazzo, limitati a trovare quella Juju della rete, ok? Ok. Aspetta, hai idea di come contattare i Voodoo Boys? Perché? Pensi che gli venderò Evelyn? No. All'inizio non mi fidavo di te, ma... Beh, se avessi voluto vendicarti di Evelyn, l'avresti già fatto. E perché sei preoccupata? È solo che voglio che tu ce la faccia. Hai un piano? Ah, ti sei già affezionata? Chiederò in giro. Chiederò in giro. Farò qualche telefonata. Mettiamola così. I Voodoo Boys non si fideranno mai di chi mette piede nel loro territorio. Ma qualcuno saprà come entrare. Beh, buona fortuna. Spero che non ti servirà. Va bene, ragazzi. Grazie, Judy. No, Vi, grazie a te. Sei una brava persona. Incredibile. Evelyn non riusciva mai a leggere il cuore delle persone. Se avesse potuto conoscerti meglio, allora forse... Chissà, magari sarebbe finita diversamente. Signori, che dire, io vi saluto qui, che l'episodio è abbastanza lungo anche. Abbiamo capito molte cose, la storia si fa sempre più intrigante. Ciò non toglie che dobbiamo comunque sbrigarci, perché noi siamo sempre in fin di vita e comunque si stanno creando degli intrecci interessanti. Cos'è? Comunque noi ci salutiamo, la storia si fa sempre più intrigante in ogni caso, perché questi voodoo, questa setta, comunque non lo so, a parte che ha una sua lingua per, diciamo, non farsi capire, e poi si vede palesemente che secondo me hanno usato Evelyn, perché Evelyn si sa che ha un contatto stretto con Yorinobu, quindi un contatto molto ravvicinato con l'Arasaka, e secondo me l'Arasaka è un po' nell'occhio di tutti, non penso che... sia, ci sono secondo me molte fazioni, molte persone che vogliono cercare di distruggerla, appropriarsene o chissà che quali scopi, compreso Johnny che vuole completamente annientarla, e noi lo aiuteremo in questo. In ogni caso, io per questo episodio vi saluto, nel prossimo episodio vediamo di andare avanti con la storia, però prima di salutarci, aspetta, usciamo dall'appartamento, non si sa mai, almeno completiamo la missione del tutto, a volte poi compare un'altra roba. Carico aggiornato. Chiama Mr. End. Ok, dobbiamo chiamare Mr. End per andare avanti. Vediamo se parte la telefonata automatica. No, incarico completato. Perfetto, signori. Noi ci salutiamo. Un salutone a tutti. Ci vediamo nel prossimo episodio qui con Cyberpunk. Ciao, belle mie.